Cioè, vedere, ah, cagliera, si vede, non c'è più la protezione. Regista Emanuela Darkness, amante dell'horror. Chissà come vedrà questo raggino, l'importante è che passa l'aria. L'importante è che non... Ah, no, non toccare più. Ciao Davide. Allora, sei mal di testa? Poco, sarà meglio che ti metti a riposare, questo naso da Pinocchio. Andando a letto, sento la musica, mal di testa. Come? Un po' di mal di testa e mal di naso. Ovviamente, gli occhi gonfi, sembri chiaramente un pugile a cui hanno appena spaccato il naso. Uguale. Dopo un retto. Giustamente uguale. Del retto uguale, giustamente. Ma non c'è chi tu è. Sì, sì, ma devo inquadrare il mio Davide, che ovviamente... Non farò male perché... Non guarda... Ecco, adesso ti sto inquadrando bene. Invece è stata una ripresa poco... giusta. Ma poco chiara. Ma se guardi il televisorino. Infatti, quando guardo il televisorino mi rendo conto che è troppo scuro, non sei bello chiaro. Visto? Forse non c'è la luce sufficiente, perché abbiamo le tapparelle abbassate. Sì, sì, sì. Vabbè, penso che basta, tanto sei sempre lo stesso. Ciao, ciao, ciao. Ci riprendiamo stasera quando mangi la pappa. Ciao Grandelle, ciao Davide. Cosa mangiamo? La minestrina, eh? Deve essere fredda perché sennò. Però le stelline non mi piacciono, mi riesci i grattini. La prossima volta facciamo i grattini, anche perché. Sì, è tutta pasta da finire. Perché noi sentiamo sempre di non essere ammalati da prendere la pastina. Lì se gli piacciono la pasta asciutta, qua vedo nero. E come che non ti sto puntando il punto? Poi è diventato tutto sfogato. Ma volevi... Ah, però, ma mi sono sfogato, Che c'è? Che c'è? Sto proprio scordando. Sì, ti devo lavare le manine, mamma, dai. Davide, buon pranzo, ciao. Proprio perché così si ricorda. Si ricorda. Sì, proprio il caso. È sempre venuto nero dentro. Guarda che bella signorina che c'ha alle sue spalle. Bello insaporato. Il schiumato, lo schiuma, anzi, si fa mal togliere la schiuma. Eccoli qua, c'è un primo piano, casino. Insomma, almeno non mi pugge e sto più secco, la differenza tra barboso, 2 minuti fa, è bello pulito, solo che qui ci saranno ancora un po' di peli. C'è un bel primo piano. Guarda le macchiette. Dimmi? Un po'. Ti hai fatto la barba, Davide? Sì, vabbè. Ti senti meglio? Ecco, dormiva. Oh, ciao! Benissimo, per l'attimo fino alle 16 di oggi pomeriggio, io ringrazio per parole naturalmente per la presenza tecnica, trascorrete una serena giornata, domani mattina. Thank you.
come accetto, come faccio. Furio di vento e pioggia, gravissimi danni a Cuba, la tempesta fa salire il prezzo del greggio. Catena senza il consenso dei sunniti che con anni hanno manifestato a Baghdad il 15 ottobre. Ieri ricorda la GMG di Colonia il rito provvidenziale, poi parlando del l'unità dell'uomo svanisce se non c'è Dio. Colina si dimette, l'arbitro lascia tra le polemiche ieri al Dia, la Serie A, bene Inter e Juventus, viene fermato su Sparenza, con le partite su Mediaset, Moto, GP, trip italiano a Bornò. L'uragano Katrina continua a far paura, la Louisiana abbandonata dagli abitanti che temono la furia di vento e pioggia, gravissimi danni a Cuba, la tempesta ha fatto salire ulteriormente il prezzo del greggio. Il servizio di Giovanna De Fabiano. La città di New Orleans in Louisiana si è svuotata per l'arrivo imminente dell'uragano previsto per le prime ore del pomeriggio. Una recita a parte di Giovanna nel Superdome, le fasi di football americano considerate il luogo più sicuro. Alcune migliaia di persone indigenti, homeless, malati o senza mezzi per andarsi in auto aereo hanno portato acqua, cibo e medicinali per 5 giorni, il tempo necessario perché la città torni praticabile. Gli aeroporti sono chiusi, ieri le autostrade sono state prese d'assalto con interminabili code di auto. Il sindaco Ryan ha ordinato l'evacuazione mentre il presidente Bush ha dichiarato lo stato di emergenza louisiana in Mississippi. Intanto l'uragano ha perso un po' della sua forza ed è stato declassato da potenza 5 a 4 anche i meteorologi, in escludono che possa riprendere forza nelle prossime ore. Anche Cuba è stato toccato dal passaggio di Katrina, almeno 8.000 persone sono state evacuate. Si trova anche la partita di tempo, cioè di tempo. Sono appena tornato dal mare, ho trovato il mio miglioretto. Martedì 30 settembre, e sì, è buonanotte, martedì 30 agosto 2005, quinto giorno dopo l'operazione, sto per andare a Pontecorvo, partiremo fra un'ora e mezza circa, insieme a zio e a mamma, per togliere i tamponi, questi due tamponcini, questi qua, uno e due. Che prima non era che squilla, oggi ho lavorato fino alle 2 e niente, io spero che non mi farà male. Diciamo che fra qualche ora freddi, quando mi riprenderò ancora, qui sarà vuoto, il gatto farà sempre abbastanza gonfio, dobbiamo dargli ancora qualche giorno di tempo per potersi sgonfiare. E poi lunedì prossimo toglierò tutta questa bella impalcatura bianca che ho sul volto. Ora vi saluto, vi dico solo letto così affronterò bene questa operazione dei tamponi. Ciao ciao. Una goccia di sangue. Mi sono volto il volo.
7 e mezzo circa, 8 bamboni, facciamo una piccola rimessa, qui. Tiene tanto che sei un po' buio, è vero? Ora sabato, tolgo la mascherina. Oggi ho fatto un poco male perché tirano questi tamponi lunghi tanto, sani senza anestesia, senza un po' di ghiaccio, niente. Da mamma, zio Tony, ce la faccio aspettare un'ora, però abbiamo fatto. E ora vi saluto perché è ora della pasta. Adesso facciamo una bella cena a base di biscotti. Poi vedo un film con Emanuela. Questa è la mia serata. Prossimamente, stando molto attento con Nato, inizierò a fare le prime uscite in pubblico. Ciao Elia! Elia? Ho tolto i tamponi! Ho tolto i tamponi oggi! Sì, sto abbastanza bene! Ma il grosso è passato! E pure Arco è contento! Adesso ce ne ha! Cosa mangi di buono? La pizza! Hai visto che è brava! Argo? Ciao Elia, buona serata. Oh, lui ci tocca. Ciao. Allora, mi sto fermando un altro pochettino in compagnia del mio portatile. Voglio vedere se qualcuno mi ha salutato. Controllare la mia email elettronica, la mia posta elettronica. E poi basta. Sto bene, sto sentendo un po' i miei amici, ho una ventina sola che mi permette di vedere qualche film registrato in televisione. La situazione dei tamponi va bene, qua è un po' in penombra perché c'è solo una finestra aperta. E niente, adesso sono su Google, come potete vedere. E adesso vado su Yahoo, adesso c'è Emanuela, salutiamo Emanuela in diretta. Ciao, ti ho affitto col ketchup. Sì, potete venire fitti col ketchup e anche un poco di maionese. Ecco Google e ora sto per andare in Yahoo. Ciao ragazzi!